di più rispetto al salvataggio delle banche perché l'Europa non ci dava la possibilità di fare di più. Cosa risponde a queste due osservazioni che ha appena fatto il ministro dell'Economia Di Maio? Io le dico, questa storia che l'Europa non ci concedeva di fare di più, noi siamo l'Europa, siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, un paese fondatore e diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ce ne rientrano solo 12 e ci sentiamo dire dai nostri ministri continuamente che l'Europa non ci concedeva di fare di più. Ma poi un'altra cosa, io ho incontrato tanti risparmiatori, tanti di quelli truffati in Veneto ma anche in altre regioni d'Italia, tutti ci dicono almeno fate in modo che quello che è accaduto a noi non accada ad altri pensionati italiani, ad altri cittadini che hanno messo i soldi dei loro risparmi su obbligazioni subordinate. E loro mi dicono ma com'è possibile che l'attuale governo abbia rinnovato a capo di Banca d'Italia la stessa persona che la governava quando doveva controllare quelle banche e non lo ha fatto bene evidentemente. Ovviamente ormai ce lo dice anche il partito di governo. Ottimo. Ma che d'accordo, quando era al governo l'ha lasciato lì, poi ha perso il referendum, è uscito dal governo e ha cominciato a fare il leader d'opposizione. Ma che credibilità hanno queste persone? Io le dico questo, l'ho detto anche ieri e ho visto che ha attirato molte attenzioni. Io sono molto preoccupato per la vicenda banche perché di Maria Elena Boschi mi interessa il giusto. Qui il tema è che Maria Elena Boschi e Banca Etruria sono state la punta di un iceberg, perché da quella commissione d'inchiesta stanno uscendo nomi di tutti i tipi, dal capo di Consob a Verdini a Berlusconi, stanno uscendo fuori gli AD delle grandi banche italiane. Allora io voglio sapere una cosa, com'è possibile che né Gentiloni Presidente del Consiglio dei Ministri, né Renzi ex Presidente del Consiglio dei Ministri, né Berlusconi che è uno dei leader delle opposizioni chiedano le dimissioni di Maria Elena Boschi? Quanto è grande questo scandalo delle banche che si stanno coprendo a vicenda e probabilmente lo Stato in questo momento è condizionato nelle sue scelte politiche, il governo è condizionato nelle sue scelte politiche a causa dello scandalo delle banche. Perché lei è la seconda volta che ripete questa cosa. Lei cosa sospetta? Me lo dica con chiarezza, certo. Perché è importante che gli italiani sappiano. Qual è il sospetto che ha lei? Guardi, qual è il sospetto? Lei conosce bene il valore delle informazioni quando si è in politica, ma in generale quando si governa. Qui le informazioni ci sono state nascoste, che la Boschi incontrava Vegas, che la Boschi andava da quello dell'Unicredit, che Verdini aveva avuto un prestito garantito da Berlusconi in quella banca. Queste informazioni ora stanno uscendo un po' alla volta e stanno facendo esplodere il caso, ma sono rimaste sotto traccia per 3 anni e chissà quante altre verità sono sotto traccia e non ce le stanno dicendo. Quando tu detieni le informazioni, o ricatti o sei ricattabile, ecco. Allora, e questo condiziona le scelte politiche, per cui poi uno Stato bene, vediamo perdoni, che fa Di delle Maio, scelte come fregarsene dei risparmiatori Boschi... e mettere 20 miliardi di euro per salvare i banchieri. Quindi lei pensa che Maria Elena Boschi possa ricattare qualcuno e questo è il motivo per cui nessuno ne chiede né del PD né di Forza Italia le dimissioni, è questo che io lei sto pensa? Io sto chiedendo tutta la verità a chi sa, perché la commissione d'inchiesta terminerà il suo lavoro tra una settimana e non potremo conoscere tutto da quell'inchiesta, perché questa commissione l'hanno fatta 4 mesi dalla fine della legislatura, non a caso. Guardate in 4 mesi che cosa sta succedendo. Pensate se l'avessimo fatta partire nel 2015 quando abbiamo fatto la mozione di sfiducia al ministro Boschi e allora, ci dissero che sarebbe stato un boomerang per lei. Noi, invece è stato un boomerang per Senta, lei. Senta Di Maio, lei ha paragonato Maria Elena Boschi... Voglio dire su questo che... A Mario Chiesa, dicendo che è un paragone politico, perché naturalmente molti hanno detto che era un paragone troppo forte, che non c'entravano i due casi, ha detto un paragone politico. E la Boschi ha risposto, io lo querelo. Lei rinuncerà all'immunità parlamentare su questa querela della Boschi? Certo, come farò sempre e come ho sempre fatto, sebbene qualche giorno fa è stato detto che avessi utilizzato l'immunità parlamentare per difendermi da un processo, non è assolutamente vero, io non l'ho mai utilizzata, poi in questo caso è l'insindacabilità e non l'ho mai utilizzata, ma voglio dire su questo tema che non deve essere uno scontro tra noi e Maria Elena Boschi, qui il tema è molto più ampio, sulle banche sta cadendo la Seconda Repubblica e nascerà dopo lo scandalo delle banche la Terza Repubblica, perché sono tutti coinvolti i partiti, i vecchi partiti di questo paese.
paese e siccome sono tutti coinvolti si tengono tutti per mano e per questo Berlusconi dice va bene allora mandiamo di nuovo Gentiloni a Palazzo Chigi perché si devono garantire a capo della commissione d'inchiesta ci hanno messo Casini e Brunetta perché senta, devono garantire che non si vada a fondo sulla verità delle banche. Di Maio, la Boschi pare che si candidi in Toscana, lei la sfiderebbe in quel collegio Maria Elena Boschi? Ah, io mi posso candidare secondo le regole del Movimento 5 Stelle solo dove sono residente perché devi conoscere il tuo territorio per candidarti, non utilizzare i paracadute in giro per l'Italia. Però guardi, lo ripeto, adesso di questa cosa delle banche, la cosa che più mi interessa è che non riaccada più e da candidato Presidente del Consiglio dei Ministri mi devo porre un problema, introdurre nuove regole perché le banche non possano fare la qualunque con i soldi dei cittadini e se si usano i soldi degli italiani per salvare le banche, pubblicità. Le banche devono diventare degli italiani. Torniamo subito di